meglio un amico che ha una visione della vita diversa dalla tua e che ti faccia scoprire altre dimensioni dell'esistenza, piuttosto di un amico che ti mantenga nella superficialità e nei luoghi comuni di una vita piatta e priva di stimoli. È meglio un amico che ha anche il coraggio di urlarti addosso al momento opportuno, ma che poi ti rimane fedele, piuttosto che un amico che ti fa mille complimenti, ma quando hai bisogno ti abbandona. È meglio un amico che ti stimola a lottare, a creare e a reinventarti giorno dopo giorno, piuttosto che un amico che sta con te solo per soddisfare i vizi in comune o che ti annebbia la mente nel divertimento ozioso. È meglio un amico che non ti rivela tutto di se stesso, ma che ti sa ascoltare in silenzio, piuttosto che un amico che finge di ascoltarti, ma che non sa mantenere i tuoi segreti. È meglio un amico rude, ma saggio, il quale al momento opportuno ti sa dare buoni consigli, anche contro il suo interesse, piuttosto di un amico che ostenta sicurezza, ma poi si rivela instabile ed imprudente.